primo tempo Germania-Spagna, risultato 7-1 per la Spagna. Napolitano, 7-1 per gli avversari, diciamo che si manifesta la loro superiorità. Cosa si deve fare? Sì, diciamo troppo turnover stasera, non ci sono collegamenti tra le varie parti, attacco, centrocampo, difesa. Però cerchiamo un po' di organizzarci meglio e di fare qualche gol per la differenza reti, diciamo. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo. Andiamo da qualcuno della Spagna. Allora comincio io, cosa? Siamo qui con la panchina della Spagna. Allora, 7-1 per voi. 7-1 per voi, sì. Bellissima partita, state giocando molto molto bene. Cosa si deve fare nel secondo tempo? No, niente, dobbiamo continuare così. Abbiamo deciso di partire concentrati perché la classifica poteva dare l'inganno, invece dobbiamo giocare concentrati per cercare di dare meglio. Assolutamente. In bocca al lupo per il secondo tempo, ci vediamo dopo per le interviste finali tra Spagna, tra Germania e Spagna. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita che ha visto affrontarsi Spagna contro Germania. Migliore in campo Matera, autore di 8 gol, migliore di Sornaiolo. Sornaiolo, partita per te di grande grinta, grande cuore, grande anima, però la superiorità degli avversari che si sono qualificati i primi con il turno d'anticipo si è vista oggi. Sì, nettamente. A noi comunque ci mancavano parecchi giocatori. Sì, molto molto rimaneggiati. Siamo molto rimaneggiati, però questa non è una scusa, cioè dobbiamo imparare, ecco, a dare il massimo contro chiunque, non è. Quando vediamo che l'avversario è nettamente più forte ci ritiriamo indietro. E ogni partita fa esperienza, speriamo di fare bene la prossima, che è la più importante, insomma. Senti, appunto, in vista dei quarti di finale, secondo te cosa c'è da migliorare per puntare alle semifinali? Un po' soprattutto il gioco da dietro e un po' di cattiveria in più a centrocampo e in avanti. Va benissimo. Chi vuoi dedicare la tua prestazione? Ma la squadra, innanzitutto i ragazzi che sono rimasti a casa. Grazie, in bocca al lupo. Matera, passiamo a te, 8 gol per te oggi. Cavaro. Un'altra super prestazione della Spagna che archivia comunque la regola season con 5 vittorie. No. Senti, dici un po', non tanto della partita di oggi, però dici un po' come si può fare per arrivare in finale, se c'è qualcosa da migliorare. No, dobbiamo continuare così come stiamo giocando, siamo padroni del nostro destino, possiamo perdere soltanto noi questo torneo, ma noi sappiamo come giochiamo, se continuiamo così possiamo vincere tranquillamente questo torneo. Anche se siamo un po' appesantiti e da un po' che non ci vediamo tutti insieme, quest'anno ci siamo ritrovati anche grazie a Zona, Gianni Zona, che adesso sta ritornando pian piano in forma e si sta vedendo. Benissimo, chi vuoi dedicare gol e prestazione? Allora, la prestazione la dedico al mister, che purtroppo stasera non è potuto venire a vedere la partita, e alla famiglia e alla squadra, e anche ai professori che mi sono diplomati. In bocca al lupo per le semifinali, ciao ragazzi. Arrivederci.